Uno sciopero nazionale con qualche motivazione in più a livello regionale e anche locale. Le ragioni delle 4 ore di mobilitazione, infatti, comprendono sia il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto da più di 3 anni, che altre vertenze, come in Abruzzo quella sulla gestione della TUA, la società regionale di trasporto pubblico, e sulle vicende della Panoramica di Chieti, i cui dipendenti sono alle prese con una contrazione salariale di ben 300 euro. Un appello girato proprio a Chieti anche al sindaco Diego Ferrara, che ha ricevuto oggi una delegazione di lavoratori. Noi riteniamo che questa richiesta sia legittima, per questo motivo abbiamo indetto questo sciopero di 4 ore che guarda anche ad altre cose, guarda anche agli aspetti legati ad una riforma del settore. Qui c'è una frammentazione di imprese che va sicuramente superata e questo problema c'è anche in Abruzzo. Tuttavia si sta verificando qualcosa di molto strano. Drenaggio di risorse alla base, quindi diminuzione di risorse ai lavoratori, però ridistribuzione ai quadri apicali e funzionari. Quindi una situazione alquanto anomala. I lavoratori sono arrabbiatissimi, a Pescara sono in piazza con gli striscioni perché c'è una dirigenza che continua a drenare risorse, a peggiorare i turni di lavoro degli autisti, ma non a migliorare tutto il contesto, quindi pullman e tutto quanto è il servizio reso ai cittadini. Qui, per quanto riguarda i lavoratori della Panoramica, oltre alla problematica nazionale che conoscete benissimo, si è aggiunto un atteggiamento aziendale che non possiamo condividere. Parlo della disdetta tout court di tutti gli accordi che costituiscono il contratto di secondo livello aziendale, che toglie alle famiglie dei lavoratori della Panoramica 300 euro al mese. Per una famiglia monoreddito diventa veramente complicato. Nonostante tutto che loro hanno preso sempre soldi, vuoto per pieno, soldi dalla regione, dallo Stato e quant'altro, a noi ci hanno tolto 300 euro, anzi 320-330 euro dallo stipendio. Quindi noi assolutamente questa cosa non la possiamo accettare, anche perché non è solo noi, ci vanno di mezzo anche le famiglie. E voglio dire, guarda, io personalmente mi sono ritrovato dopo, ma come io, come tutti, dopo 30 anni oltre di servizio, con uno stipendio di 1150 euro, 1200 euro. Cioè questo è inaccettabile. Sindaco di Chieti, cosa può rispondere a questi lavoratori? Allora, quello che sto facendo da mesi, ovvero sia lavorare per loro, avendo colloqui continui e ovviamente non pubblicizzati con i dirigenti della Panoramica per appianare queste problematiche e queste divergenze.